Allora, siamo con Giuseppe Ligato che ha da poco pubblicato un interessante volume per Salerno Editore dal titolo Le armate di Dio, Templari, Ospitalieri e Teutonici in Terra Santa. Un libro di cui probabilmente si sentiva l'esigenza per fare un po' di chiarezza su questi cosiddetti ordini monastico-cavallereschi. Che poi si discute sempre tanto su come definirli, no? Perché sono ordini monastici, sono ordini cavallereschi, sono l'uno e l'altro. Io credo che con Giuseppe possiamo chiarire una volta per tutte questa questione sul modo in cui definire questi cavalieri che sono stati così importanti sia per quanto riguarda il movimento crociato, ma anche fuori dalla Terra Santa con le loro propaggini in Europa. Quindi lascerei subito la parola a Giuseppe e ci addentriamo nella scoperta delle armate di Dio. Grazie, buongiorno, ringrazio il presidente di Italia Medievale. Beh, ogni volta che esce un nuovo libro sui Templari, è chiaro che c'è una motivazione dietro. Bisognerebbe, secondo me, ecco, ricordare qual è il problema della storiografia dei Templari, ossia sappiamo tutti che da molti anni, anche da secoli ormai si può dire, circola una letteratura suggestionata, influenzata, condizionata da messaggi pseudo-esoterici. Periodicamente questa letteratura, che ha anche il torto di volersi presentare come autentica, perché se io presentassi certi testi come romanzeschi, nessuno mi direbbe nulla. Il fatto è che circolano molte, molte frottole alle quali si presta eccessivo credito. Del resto le fake news non sono un'invenzione di quest'epoca. E periodicamente si deve ribattere a coloro che magari durante i dibattiti fanno domande del genere: ma i Templari hanno veramente avuto rapporti con gli UFO? I Templari sono stati in America prima di Cristoforo Colombo, anzi magari prima dei Vichinghi, per essere più precisi, o il segreto dei Templari e delle piramidi. È probabile che gli unici templari che hanno visto delle piramidi sono stati i prigionieri di Saladino che negli anni 90 del XII secolo furono mandati al Cairo a rifortificare la cittadella. Era normale utilizzare i prigionieri per i lavori forzati e anche gli ordini cavallereschi fecero questo, e che furono usati per rifortificare la cittadella del Cairo anche blocchi di pietra tratti dalle piramidi. Ecco. Tanto per ridurre le panzane circolanti, ma anche per dare una notizia vera, interessante, questa sì, scientifica, nei lavori forzati, ecco, molti prigionieri di Saladino lavorarono come manovali usando anche pietre tratte dalle piramidi. L'unico rapporto fra i Templari e il mondo degli antichi egizi è stato questo. Insomma, una puntualizzazione, una precisazione non guasta mai. Ecco, io ho voluto dare il mio piccolo contributo a questo ridimensionamento che poi, se da una parte vuole eliminare tante false notizie, cerca anche di dire qualche cosa di più, di nuovo e di diverso. E se il presidente vuole fare altre domande, sono a sua disposizione, oppure posso continuare? Sì, Ho no. fatto in forma di esposizione. Poi benissimo, se il presidente vuole fare degli interventi può interrompere in qualunque momento, se riesco a stimolarlo. Ecco, qual è la novità di base che questo libro presume di avere? L'editore Salerno mi propose innanzitutto un libro sui Templari e io cominciai a ragionare come deve essere un libro sui Templari per evitare di essere ripetitivo. È ovvio che su certi argomenti si deve tornare periodicamente. Che cosa ci può essere di nuovo? Io cominciai a raccogliere materiale sui Templari, ovviamente senza poterli separare dai rapporti con gli altri ordini, soprattutto gli ospitalieri teutonici, che sotto tanti aspetti condividono buona parte della storia dei Templari, non soltanto dal punto di vista cronologico, ma anche per l'ispirazione, i modelli, le rivalità. In fondo noi conosciamo meglio
un certo soggetto storico, qualunque soggetto storico, anche e soprattutto nel rapporto con i suoi avversari. E l'editore Salerno fece questa proposta, per me stimolante, studiare templari, ospitalieri e cavalieri teutonici dal punto di vista delle relazioni reciproche. Che cosa questo libro vuole avere, si presume di avere di innovativo, dal punto di vista del metodo, dell'approccio, ossia, pur riconoscendo che è inevitabile tornare su questi argomenti, si è voluto dare un taglio, come dire, intrecciato, incrociato. L'editore Salerno mi disse: scrivi un libro, in cui i templari, gli ospitalieri e i cavalieri teutonici siano esaminati dal punto di vista delle relazioni reciproche. Intanto perché, qualunque argomento si studia meglio, si studia in maniera più efficace, più proficua, se faccio un costante confronto con le tesi opposte, perché a volte ci sono stati anche dei contrasti, anche sanguinosi, fra questi ordini, e studiando la lotta di un contendente, capisco meglio lui e anche l'altro, perché l'identità dei cavalieri teutonici nasce proprio da quella dei templari e degli ospitalieri, dei quali i cavalieri teutonici volevano costituire una sintesi. Esempio. Papa Innocenzo III nel 1198 stabilì che i cavalieri teutonici si sarebbero ispirati ai templari per la parte strettamente militare e agli ospitalieri per la parte assistenziale. Ecco, oppure, per esempio, i templari e gli ospitalieri si erano in un certo senso divisi gli incarichi, ossia, anche senza arrivare ad un accordo esplicito o negoziato, i templari formarono la loro identità privilegiando la guerra e dedicando all'assistenza per i poveri una parte limitata ma non insignificante delle proprie risorse, mentre invece gli ospitalieri fecero il contrario, ossia, erano nati come ordine assistenziale e successivamente si militarizzarono. In questi ispirandosi ai loro, chiamiamoli così, cugini del Tempio. E quindi non solo questo sistema è apparso relativamente originale, ma ha dato anche risultati superiori a quanto si era sperato, perché alla fine del libro, spero di essere riuscito in questo, alla fine del libro i tre ordini appaiono meglio definiti, ciascuno infatti ha disegnato, ha tracciato la propria identità, anche nel confronto con gli altri. Carità reciproca, aiuto reciproco, ma anche rivalità. Per esempio, davanti a certe avventure più o meno spericolate, gli ospitalieri furono, soprattutto nel periodo di Saladino, piuttosto prudenti, piuttosto cauti, mentre i templari erano più, più indirizzati, non dico verso l'avventura militare, ma avevano, come dire, la spada facile. Ecco, gli ospitalieri, forse per la loro natura assistenziale, pensavano anche a, come dire, trattenere la loro forza, ma a volte fu il contrario. Ecco, il libro passa continuamente da una situazione all'altra, in cui i templari, ospitalieri e teutonici si scambiano i ruoli. A volte alcuni sono più, non dico guerrafondai, ma così più zelanti nella fede difesa e diffusa con le armi, e altre volte invece questo ruolo è degli altri ordini. Quindi spero di aver ottenuto il risultato di rendere anche vivace la lettura. Poi, volendo tracciare un percorso della storia di questi ordini, ovviamente ho voluto seguire un impianto abbastanza classico, vale a dire come nasce l'esigenza di queste strutture e come reagisce il mondo dell'Europa cristiana, il mondo del XII secolo, davanti a una novità. Mi spiego meglio. Non è mai esistita ufficialmente una definizione di monaci cavalieri, perché il Medioevo non ama le figure ibride,
e i templari ospedalieri furono contestati anche per questo. Il Medioevo è una società trifunzionale, vale a dire, il sogno del Medioevo è un mondo che rifletta nell'al di qua il cielo. Quindi, e siccome il cielo si basa sulla Trinità, sul numero 3, la società deve essere costituita da tre ordini. Non è certamente una scoperta mia, ma per far vedere che ho cercato fondamenta solide nella tradizione storiografica precedente. Vuol dire che il Medioevo più classico, classico nel senso dei modelli che vuole dare, vede una società ripartita in tre grandi, su tre grandi basi. La prima è coloro che combattono e hanno il monopolio del potere, del governo e della guerra. Coloro che pregano, evidentemente il clero, che ha il monopolio della lingua sacra, il latino, il monopolio della preghiera, e poi coloro che lavorano, tutti coloro che non appartengono alla cavalleria e all'aristocrazia, coloro che non appartengono alla Chiesa, i cosiddetti laboratores. Quindi una società rigidissima che non ama né gli spostamenti da un gruppo all'altro, che comunque c'erano, ma non erano visti con favore, con simpatia, e anche una società che non ama le sperimentazioni, ciò che era diverso. Quindi la figura di un cavaliere che sia anche monaco, o un monaco che sia anche cavaliere, non piace. Anche San Bernardo, che è il monachesimo più mistico, più puro, in fondo, perché appoggia i templari? Perché appoggia la seconda crociata? Lui che considerava il chiostro monastico la vera Gerusalemme, o se preferite, la vera anticipazione della Gerusalemme celeste, perché San Bernardo obbedisce rigorosamente al Papa, è lo stesso motivo per cui non è dimostrata, 100 anni dopo, una vera opposizione neanche di San Francesco, alla crociata. Non possiamo dire che fosse del tutto favorevole, ma Francesco non condanna esplicitamente la crociata. Sono due uomini molto diversi fra di loro, diversissimi, però hanno in comune un aspetto: assoluta, indiscussa, incrollabile fedeltà alla Chiesa, al papato, alla Curia romana. E se la Curia romana vuole le crociate con tutto ciò che le crociate formano, quindi con gli stati latini di Terra Santa e anche i templari, loro lo accettano. San Bernardo, infatti, usa un vecchio, nel suo elogio della nuova milizia, nel suo elogio dei templari intorno agli anni 20-30 del XII secolo, usa un classico trucco, fa capire che è come se dicesse, e lo dice anche in fondo in maniera abbastanza esplicita, scrivo questo trattato in onore dei templari, perché sono stato ripetutamente sollecitato. Come dire, non è che ci creda molto, ma insomma me l'hanno fatto fare per disciplina, perché questi comunque difendono i santi. Tant'è vero che dopo non molte pagine, tutte farcite di citazioni bibliche, per far vedere che i templari si possono giustificare, perché seguono il modello dei due biblici dell'antico Israele. Dopo un po', a un certo punto, San Bernardo sterza bruscamente verso la mistica e comincia a parlare del Santo Sepolcro o della grotta di Betlemme, così lasciando perdere completamente l'elogio dei crociati e dei templari. Come dire, preferisco fare altro e appena posso mi dedico ad altro. Ho fatto il mio compitino per i templari, per le crociate, e adesso torno alla mistica. San Bernardo, che non solo non andò mai in Terra Santa, ma non era neanche del tutto convinto che fosse il caso di andarci anche come pellegrini. Cioè, il mondo monastico diceva: la vera Gerusalemme è nel chiostro, non andatela a cercare lì. Ecco, anche se c'erano dei monaci che alle crociate andavano volentieri. Quindi i templari nascono soprattutto come una creatura ibrida, non molto simpatica. Per esempio, a altri commentatori, Isacco della Stella critica gli ordini militari per questo motivo. Ma che razza di Vangelo è questo che viene diffuso con la spada? Insomma,
Non dobbiamo pensare che la società medievale fosse monolitica, il dibattito era vivissimo, con prese di posizione molto spregiudicate, anche contro lo stesso pontefice. Il pontefice proclamava la crociata e c'era chi, cristianissimo, la contestava. Quindi i crociati, i templari a molti non piacciono proprio. E anche San Bernardo cerca di cavarsela dicendo: ma monaci o cavalieri, perché prendevano un voto che assumevano un voto che era di povertà, castità e obbedienza, e vivevano in fondo come monaci, anche se, per esempio, considerati il tipo di vita che facevano, dovevano mangiare carne. E non potevano praticare il digiuno rigoroso come dei monaci veri. Insomma, è una figura, come dire, che è difficile collocare in quella società trifunzionale, perché questi in fondo pregano come se fossero monaci, combattono come se fossero cavalieri e addirittura sotto certi aspetti sono anche laboratori, cioè gli ospitalieri sono anche infermieri dei malati e quindi svolgono un lavoro che, essendo assolutamente manuale, sei proprio a contatto con il corpo, è considerato un lavoro che non ha un riconoscimento ufficiale, non ha una gratifica, non è visto come, cioè, è visto come attività santa, intendiamoci, ma è comunque un lavoro, non è vera guerra, non è vera preghiera, è comunque il lavoro degli infermieri, quindi è una cosa ancora più insolita. San Bernardo prova a cavarsela dicendo: sì, i templari hanno la mansuetudine del monaco e la grinta, il furore bellico del guerriero, però si rifiuta anche lui di fondere le due figure. Quindi i templari nascono già con una contraddizione. E i templari, per buona parte, direi tutta la loro parabola, fino alla caduta di San Giovanni d'Acre e poi fino al processo voluto dal re di Francia che li spazzerà via, i templari quindi privilegiano la natura cavalleresca, cioè, volendo proprio semplificare, i templari sono dei cavalieri che vivono come monaci, non diventano monaci, vivono come monaci. Mentre invece gli ospitalieri nascono ancora prima delle crociate come ente assistenziale. La versione più accreditata della loro storia è la seguente: alcuni mercanti italiani, probabilmente di Amalfi, ebbero, prima che i crociati conquistassero Gerusalemme, ebbero facoltà di allestire quello che oggi chiameremo un centro di accoglienza, che poi viene sempre più allargato, esteso, potenziato con le donazioni, fino a quando, alcuni anni dopo le crociate, abbiamo traccia di una loro militarizzazione. Quindi, gli ospitalieri nascono proprio da un'esigenza veramente pragmatica di difesa, anche perché all'indomani della prima crociata, molti dei crociati, direi la maggioranza, erano tornati in Europa, quelli che non erano morti. E quando si legge una fonte medievale bisogna stare attenti al numero. Siccome la Bibbia, almeno l'Antico Testamento, non fa altro che ripetere in continuazione che i valorosi, anche se sono pochi, possono sconfiggere i cattivi, anche se i cattivi sono tanti, le cronache delle crociate non fanno altro che ripetere ad ogni piè sospinto: noi siamo sempre pochi e gli avversari sono tanti. Se vinciamo è perché Dio ci aiuta, se perdiamo è perché abbiamo commesso dei peccati. E quasi tutte le guerre legate alle crociate nelle cronache sono spiegate così, ma è un luogo comune letterario. Eppure qui si può dire che un fondo di verità c'è, ossia i templari nascono perché servono dei crociati permanenti. Gli ospitalieri si armano, coniugando assistenza sanitaria e guerra, si armano perché servono ancora una volta crociati permanenti, cioè degli uomini ben preparati, una specie di professionalizzazione della guerra, degli uomini che siano sempre disponibili come forza di prodotti per tempo. Mi spiego meglio. Tutto l'apparato di rastrellamento delle risorse in Europa
campi da coltivare, bestiame da macellare, il commercio, tutto è finalizzato al trasferimento in Oriente. Tant'è vero che molti cronisti si lamentano dicendo i templari e gli ospedali raccolgono ovunque quello che possono, le elemosine, donazioni, testamenti, allevano cavalli, coltivano cereali, collezionano prosciutti, abbiamo proprio tutti i documenti, centinaia e centinaia, e tutto viene mandato in Oriente. Cioè è come se l'Europa fosse, non dico saccheggiata, depauperata, ma è proprio una para... Tutta l'Europa è un'immensa retrovia della crociata e della difesa degli stati crociati d'Oriente. È un'immensa retrovia, un immenso arsenale, un'immensa base logistica, tutto per alimentare le guerre in Oriente. E quindi, insomma, sono ordini che nascono già di polemiche, di critiche, perché, insomma, intanto hanno un rapporto diretto con il Papa e il Patriarca di Gerusalemme se ne lamenta perché il Patriarca di Gerusalemme dice, insomma, il capo della Chiesa latina qui sono io e non ci possono essere delle autonomie. Invece i Templari e gli Ospitalieri dicono no, noi dipendiamo direttamente dal Papa e il Papa li appoggia. Ecco, nascono quindi ibridi nella loro impossibilità di essere collocati nella società che distingue chi prega da chi combatte. Nascono ibridi sotto questo aspetto. In Europa non fanno altro che raccogliere risorse, denaro liquido, ma forse ancora di più risorse proprio di cibo, di armi, di cavalli da mandare in Oriente. E in Oriente sono coinvolti nelle beghe politiche del regno fondato dai crociati, dove templari, ospitalieri e ancora di più i teutonici formano delle, come praticamente, non posso dire delle enclave perché sono tutt'altro che isolati, però sono una potenza interna a quella del regno crociato. Faccio un esempio: i templari avevano una loro politica estera, una loro rete di informatori e di spie. A volte facevano degli accordi o violavano accordi altrui, tenendo conto soltanto degli interessi dell'ordine. E anche gli ospitalieri si comportavano così. Insomma, erano inclassificabili per una società cristiana e soltanto con le circostanze eccezionali, con la necessità di avere uomini con cui riempire i ranghi, si poteva giustificare. Erano avidi, ma non per l'arricchimento personale, ma erano avidi perché l'ordine in effetti aveva delle spese altissime, spese militari, e per giunta avevano una struttura sostanzialmente indipendente rispetto a quella del re di Gerusalemme, che qualche volta cercava di imporsi, ma non sempre ci riusciva. E per esempio il re Amalrico, negli anni 60-70 del XII secolo, fece impiccare 12 templari perché avevano rinunciato a difendere una postazione, un piccolo castello. Cioè, in certi casi il re si imponeva. Oppure a volte, sotto lo stesso re Amalrico, i templari uccisero un ambasciatore della setta degli assassini, perché pare che questi famosi assassini, la setta, beh, penso che molti li conoscano attraverso certi videogiochi che vanno di moda. Comunque, purtroppo non possiamo aprire una parentesi troppo lunga. Erano un gruppo che si era, come dire, dissociato dall'Islam ufficiale e praticava il terrorismo politico, uccidendo capi cristiani o musulmani dove veniva loro indicato. Ne parla anche Marco Polo, è la setta del Vecchio della Montagna. Pare che il vecchio della montagna in carica allora volesse convertirsi, ma questo lo avrebbe messo nella condizione di poter negare il tributo annuo che versava ai templari. E pare che i templari abbiano posto fine a questo suo progetto assassinando un suo ambasciatore. Una violazione gravissima in fondo del diritto internazionale, del diritto diplomatico, che non si chiamava così allora, ma c'era. Il re Amalrico avrebbe voluto punire il reo, ma poi morì nel 1174 e non se ne fece più nulla. Insomma,
erano una struttura di potere all'interno del mondo crociato, il quale, essendo una monarchia feudale, non solo non poteva sopportare che ci fossero delle forze così autonome sotto tutti gli aspetti, ma addirittura il regno crociato era ancora più conservatore sotto questo aspetto. Mi spiego meglio. Dal punto di vista della cultura monastica, della cultura aristocratica, della cultura di una monarchia medievale, gli stati fondati dai crociati in Terra Santa guardano sempre all'indietro, cioè è un territorio che non ama la sperimentazione politica, non ama, per esempio, il movimento comunale che è stato così protagonista della storia italiana nel XII secolo. In Terra Santa impiegò un secolo per affermarsi e si affermò comunque male. Uno dei motivi per i quali i templari e gli ospitalieri si inserirono non senza incidenti, non senza retromarce nel mondo crociato d'Oriente, fu anche il fatto che mantenevano anche una struttura politica ed economica sostanzialmente autonoma, indipendente rispetto al re che stava a Gerusalemme, e dopo il 1187 la monarchia fu così letteralmente accampata davanti ad Acri assediata. Nel 1191 Acri diventa la capitale, un po' da supplente di Gerusalemme. Ecco, templari, ospitalieri e teutonici con i loro castelli, i loro campi da coltivare, il loro allevamento di bestiame e ovviamente anche di cavalli da guerra, erano una potenza autonoma. I templari avevano una loro diplomazia, una loro rete di informatori e di spie prezzolate, e qualche volta la loro politica era in contrasto con quella del re di Gerusalemme. Faccio un esempio, nel 1185. Si esplode il contrasto fra i templari e una delle fazioni che vorrebbero un nuovo re a Gerusalemme. Il valoroso re lebbroso Baldovino IV muore e i templari fanno parte di un vero e proprio colpo di stato per evitare che la corona sia data a Unfredo di Torum, che è un barone non particolarmente importante, ma facilmente manovrabile dalla fazione di alcuni vassalli. Ecco, i templari parteggiano per Guido di Lusignano e organizzano un colpo di stato assolutamente irrituale. Gli ospitalieri si oppongono, poi alla fine, siccome nel Medioevo un re, per quanto indegno, è comunque consacrato, allora vince Guido di Lusignano, vince la fazione dei Templari, ecco. Però il regno era stato ad un passo dalla guerra civile. Insomma, il problema, ecco, è che i Templari, ospitalieri e teutonici hanno una loro politica indipendente e, come dire, passano da un alleato all'altro con molta facilità, fino a quando nel XIII secolo il regno crociato diventa una specie di repubblica baronale, per cui i grandi signori dei vari feudi, quelli che non sono ancora andati perduti sotto l'avanzata della controffensiva islamica, si fanno una guerra infischiandosi totalmente di colui che è il re, anche perché spesso il re non c'è. Federico II è re nominale dal 1228 di Gerusalemme, ma quando lui torna in Italia, preso da ben altri affari, la guerra con il Papa, la guerra contro i comuni, i principi tedeschi ribelli, il regno crociato di Gerusalemme dovrebbe essere governato a distanza da uomini mandati da lui, ma i baroni fanno un po' il loro comodo e i templari ospitalieri fanno una loro politica indipendente. I cavalieri teutonici che erano nati all'inizio per assistere soprattutto i crociati, i feriti crociati e i malati durante l'assedio di Acri,
essendosi sempre rivolti soprattutto ai pellegrini e ai crociati di lingua tedesca, sono istintivamente, direi quasi cromosomicamente, legati al Sacro Romano Impero. Quindi abbiamo un ordine monastico-cavalleresco, che è una definizione di comodo, ricordiamolo. Abbiamo un ordine monastico-cavalleresco che non solo fa la sua politica autonoma, ma quando la fa si pone al servizio, soprattutto con il maestro Ermanno di Salza, si pone al servizio del primo nemico del Papa, cioè Federico II di Svevia. Ecco, quindi alla fine il cerchio si chiude con un paradosso intollerabile per il Papa. Però il Papa sa che i cavalieri teutonici sono comunque alcuni dei migliori combattenti della cristianità e dice: va bene, sono turbolenti, ma non possiamo fare una guerra civile fra cristiani. Ecco, tutto il libro in fondo, prego. No, dicevo che stiamo arrivando alla conclusione, quindi tirando le somme è assolutamente un libro da consigliare, anche perché è un libro abbastanza agile, non è un tomo di migliaia di pagine, No, no, ma riassume in maniera estremamente efficace alla portata di chiunque le vicende di questi tre ordini monastico-cavallereschi, chiamiamoli così, che hanno contraddistinto un'epoca, un'epopea che si è sviluppata in Terra Santa, ma che poi è continuata a lungo anche in Europa. sì, ovviamente. Quando nel 95 si avvicinò l'anniversario della prima crociata, il professor Franco Cardini, al quale tutti i crociatisti devono qualcosa, ecco, ci disse: mi raccomando, ecco, ricordare senza celebrare. Le crociate sono state, come ha detto anche Alessandro Barbero, comunque una grande impresa della fede, ma non bisogna alimentare delle nostalgie. Sono storie in fondo più belle di quelle che inventa certa letteratura, che ha anche il diritto di spararla grossa, ma non può, non ha il diritto morale di vendere certe invenzioni come verità. Ecco, a parte il fatto che secondo me la ricerca storica scientifica dice anche più cose e dice meglio rispetto a certe invenzioni, ma soprattutto bisogna ricordare, anche se in fondo io lo dico con dolore e non da solo, la guerra per secoli e secoli è stata anche cultura. Chi studia le crociate e soprattutto gli ordini militari, templari e dintorni, vede che nella guerra vediamo praticamente tutta una società, una civiltà, perché ci sono il diritto, la medicina, la storia dell'alimentazione, la storia della Chiesa, il monachesimo, ovviamente le tecnologie militari, ma anche per esempio il modo di allevare i cavalli. Per esempio, se ho ancora un minuto, i cavalieri teutonici avevano, sono cose che in fondo fanno anche pensare di che cosa è capace l'ingegno umano. I cavalieri teutonici avevano escogitato il modo di bloccare il condotto spermatico dei cavalli in maniera che lo stallone non potesse riprodursi, non producesse il seme, e allora. Lo stallone era ancora più efficace in combattimento perché, non potendo accoppiarsi, sfogava la sua energia, il suo furore nell'azione del combattimento, e quindi galoppava meglio, una cosa a cui io non avrei mai pensato. E soprattutto, siccome i cavalli erano una preda bellica molto apprezzata, un cavallo era costosissimo, per non parlare poi dell'addestramento. C'era un cavaliere che aveva addestrato il suo cavallo a tirare calci in tutte le direzioni se il suo cavaliere veniva sbattuto a terra. Quindi il cavallo era una macchina da guerra costosissima, delicatissima. Il cavallo incapace di riprodursi, nel caso in cui fosse caduto preda del nemico, non sarebbe stato sfruttabile per generare altri cavalli forti come lui. Ecco, voi direte è un esempio, è un granello di polvere, però per far vedere che qualunque attività umana, qualunque tecnologia, le miniature, la produzione di manoscritti, l'alimentazione, il modo di temprare l'acciaio delle spade, tutto, ma proprio tutto, è passato per le crociate e per gli ordini cavallereschi. Quindi questo libro,
secondo me, ha lo scopo, se l'avrò raggiunto, decidano altri, ha lo scopo di far vedere che un mondo colorato, movimentato, con tanta azione, questo magari si sapeva già, ma ci sono tanti aspetti che molto spesso sono stati trascurati, quindi i templari stregoni, i templari maghi, ecco. Una volta sgomberato il campo di tutte queste panzane, ecco, si scopre una verità che è ancora più ricca, è ancora più varia, è ancora più sfaccettata. Bene, ti ringrazio Giuseppe per Grazie a te. questa breve presentazione che in tempi di coronavirus abbiamo dovuto fare così e non davanti al pubblico al quale di solito siamo abituati, come tu. Verranno anche quegli incontri, spero. Torneranno, torneranno. Ti ringrazio tantissimo, Grazie a te. ricordo il titolo Le armate di Dio di Giuseppe Ligato, Salerno Editore 2020. Buona lettura e buona continuazione a tutti voi. Grazie Presidente, alla prossima. Dio lo vuole.